Torno a casa e chi trovo? Una larva umana. Non posso sopravvivere senza qualcuno che si prenda cura di me. Vorrei andarmene via, sparire. Non sopporto più le tue lamentele, non fai altro che lamentarti. Ma non fai nulla per cambiare. Il motivo per cui non cambio sei tu. Bella questa. Adesso dà la colpa a me. A volte dubito di avere un fratello. Se solo mi ascoltasse e avesse fiducia in ciò che dico. Hai ragione. Il mio tono è sempre di rimprovero, è vero. Ce l'ho con te perché non fai nulla per modificare la tua situazione. Continua ad essere il debole che sei, lo capisci questo? Lo so che sono cattivo, che merito una punizione. Sgridami e picchiami anche tu se ti fa stare bene. Per te sono solo il fratello matto. L'avrei portato io dentro, ma è un po' pesante per me. Nessun problema. Il capo ci chiede sempre di essere gentili con i nostri clienti. E poi con una bella ragazza come lei è anche un piacere. Oh, grazie per il complimento. Mi ha mandato un messaggio e mi ha chiesto di vederci. Non so se accettare o meno. Sara, rifletti prima di prendere decisioni affrettate. Può essere pericoloso. Ma lui non è un violento, di questo ne sono certa. Spesso una persona violenta si manifesta solo quando è troppo tardi per tornare indietro. Però qualcosa ti ha fatto. Sì, qualcosa mi ha fatto. Dai, racconta. Magari il consiglio di un'amica può sempre tornarti utile prima di decidere cosa fare. Lei è una ragazza come tante altre. Lavora in un negozio di abbigliamento. Io sono Giulia, la sua migliore amica. Conosco Sara da quando eravamo bambine. Sono qui anche nelle vesti di narratrice per raccontarvi la sua storia. Vogliamo ascoltarla? Un virus aveva mandato in tilt il mio computer e una mattina lo portai in un centro assistenza. Dunque, signorina, mi dica, che cosa è successo al suo computer? A un certo punto sono comparse delle strane scritte, poi lo schermo è diventato tutto blu. Non sono riuscita più a spegnerlo e ho tirato la spina. Adesso non si accende più. Probabilmente sarà stato un virus a colpire il suo computer. Deve lasciarlo in assistenza, così lo ripariamo. Adesso preparo la scheda con i suoi dati e appena sarà pronto la chiameremo per ritirarlo. Ci vorrà molto tempo. Sa, del computer non se ne può più fare a meno. Signorina, per lei faccio un'eccezione. Inizio a lavorarci oggi stesso, così più presto avrò il suo computer. Oh, grazie. Lei è molto gentile. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Uno, vai! Da quanti anni ci conosciamo? Da quanti non lo so, ma sicuramente dalle scuole elementari. Ormai conosco quanto possono essere difficili i tuoi gusti. Ecco perché ieri non ti ho portato il regalo. Ah, adesso capisco perché mi hai portata qui. Ecco, brava, così potrai sceglierlo tu stessa. Ieri è stata una bella festa, vero? Il locale poi era stupendo. Sì, stanotte per l'emozione non ho dormito. Ci siamo divertite veramente tanto. Ma come mai non hai invitato Salvo? Ci siamo lasciati. Non lo sopportavo più, era diventato troppo geloso. Mi dispiace. Ti auguro di trovare il ragazzo giusto per te. Adesso devo andare in facoltà, ho lezione di diritto. E io devo andare in negozio. Ciao. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno signorina. Buongiorno. Buongiorno, desideravo farle un regalo. Vuole farsi un regalo? Sì, oggi è il mio compleanno. Ah, tanti auguri allora. E cosa vuole regalarsi? Non so, mi consigli lei.
Sì, con piacere. Se fossi lei, mi regalerei una camicia? Ottima idea, vado per la camicia. Ciao, Sara. Ciao, scusami, appena termino vengo da te. Va bene questo, signora. Ok, può andare in cassa a pagare. Ti ho detto più volte di non venire in negozio durante il lavoro. Lo sai che la signora non vuole che ricevo visite. Ho bisogno di parlarti. Ti prego, Angelo, vattene, mi vuoi fare licenziare? E poi abbiamo parlato già abbastanza. Domani mattina ti vengo a prendere a casa. Facciamo colazione assieme. Va bene, adesso vattene. Ok, ciao. Ciao. Scusami se ti ho fatto aspettare. Ho avuto un contrattempo. Tranquilla, nessun disturbo. Per me è un piacere. Andiamo a fare colazione al solito bar? Sì, sì, però avviamoci perché ho da fare. Sì, certo. Dimenticavo che tu hai sempre fretta. Forse è colpa mia se ho sempre mille cose da fare. Anch'io ho tante cose da fare. Ma le faccio una alla volta. Sì, sì, ok, è vero, hai ragione. Siamo diversi, cosa ci puoi fare? Stamattina ho accettato di venire con te solo perché ho ancora la macchina dal meccanico. Ah, carino da parte tua. Scusa, non volevo dire questo. Che cosa? È un regalo per te. Aprilo. Cos'è che non va? Non ti piace? No, no, è bellissimo. Perché l'hai comprato? Perché? Solo perché volevo farti un regalo, tutto qui. Ti prego, ascoltami. Tu sei un bravo ragazzo. Ci conosciamo da tanto tempo. Perché vuoi rovinare questa bella amicizia? Non la voglio rovinare. Anzi, voglio che diventi qualcosa di più importante per noi. Non esiste nessun noi. Io non posso darti quello che vuoi tu. Bisogna essere in due a volerlo, lo capisci questo? Io ti voglio bene, ma come un fratello. Scusami. Pronto? Sono Lucio, il tecnico dell'assistenza. Volevo informarla che il suo PC è pronto. Può venire a ritirarlo se vuole. Ah, sì, grazie. Non pensavo fosse pronto così presto. Potrei avvicinare nella pausa pranzo, se non è un problema. Sì, signorina, va benissimo. L'aspetto. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Chi è? Nessuno. Come nessuno? Sono certo che hai visto qualcuno che conosci. Mi era sembrato di vedere il tecnico del laboratorio, ma è impossibile, ho appena parlato con lui adesso. Ti ringrazio per la colazione. Adesso devo proprio scappare. Mio nonno mi aspetta al parco giochi. Deve fare un regalo alla sua affezionata nipotina Marzia. La prossima settimana compie 10 anni e vuole un consiglio da me. Ti posso accompagnare? Come vuoi, però andiamo a piedi. Il parco è qui, dietro la chiesa di San Giovanni. Facciamo presto perché poi devo andare a lavorare. Thank you.
Ti vedo un po' strana. Ti guardi intorno come se qualcuno ti stesse seguendo. E chi mi deve seguire? Un tuo corteggiatore, per esempio. Uffa! Lo sai che non ho nessuno. Devi sapere che ho lasciato il mio ragazzo perché era assillante, proprio come te. E poi non torniamo sullo stesso argomento di prima. Non c'è chimica tra noi, lo capisci? Per me sei solo un amico. E se non la finisci con questa storia, lo sarai ancora per poco. Ciao nonno. Ciao cara. Ciao zietta. Amore mio, niente scuola oggi? No, il sabato la scuola è chiusa. Ah già, vero, l'avevo dimenticato. Zietta, cosa mi regali per il mio compleanno? È la prossima settimana e non avrai molto tempo per pensarci. Ma io non ho voglia di pensarci, perché me lo dirai tu cosa vuoi. Vorrei che la mia zietta mi regalasse una nuova bici. Quella che ho ormai è troppo piccola per me. Certo cara, andrò a comprarla oggi stesso. Grazie zietta, ti voglio tanto ma tanto bene. Anche io amore mio. Scusami, adesso devo andare, la mia amica mi aspetta. Vai. Ciao. Ciao tesoro, divertiti. Per me è una gioia averti vicino. Dovresti venirmi a trovare più spesso. Tu pensi che non lo voglia? Lo sai che sono sempre impegnata al lavoro. Sì, lo so. Ok, te lo prometto. Domani è domenica. Vengo al pensionato e andiamo a prenderci un bel gelato a Ognina. Pago io però. Grazie cara, sei un tesoro. Hai deciso cosa regalare a Marzia? Avevo pensato a un cellulare. Sì, mi sembra un'ottima idea. Adesso devo andare a lavorare. Ci vediamo domani. Ciao nonno. Ciao cara, a domani allora. Signora, le dispiace se oggi vado via un po' prima? Devo ritirare il mio computer in laboratorio, se no non arrivo a pranzare. Sì, Sara, vai pure. Porta le chiavi del negozio, così apri tu. Che io nel pomeriggio devo andare al dottore. Ok, grazie. Buon pranzo. Ciao. Buongiorno. Buongiorno, signorina. Ecco qua. Il suo computer è come nuovo. Le dispiace metterlo in macchina, è posteggiato proprio qui davanti. Tenga le chiavi. Nessun disturbo, si figuri. Nel frattempo lei, se vuole, può andare in ufficio a ritirare la fattura. Ok, grazie. Meraviglio di lei! Oh! Così grande e grosso gioca ancora a nascondino. Che cosa? L'ho vista stamattina. Posso sapere perché mi veniva dietro? Perché mi seguiva? E lei pensa che io così grande e grosso non sappia giocare a nascondino? Se si fosse nascosto meglio, forse non l'avrei vista. Se l'avessi fatta apposta? La sua risposta è alquanto insolita. Non pensa che questo sia un metodo un po' strano per attirare l'attenzione di una ragazza? Perché è strano? Non conosce il detto il fine giustifica i mezzi? Sì, lo conosco. E il suo fine quale sarebbe? Sentiamo. E allora mi provochi. Dai, non far finta di non aver capito. Il fine mi sembra chiaro, no? Scambi di battute, timidi sorrisi. Lucio le aveva chiesto di uscire. Sara aveva detto subito di sì, senza esitazioni, anche se si era da poco lasciata col suo fidanzato. Ma era pur vero che lui non le piaceva un granché.
Invece il Lucio tutto tornava. Le piacevano persino le sue stranezze. Aveva dei modi di fare del tutto singolari, che lo rendevano così eccentrico, diverso da tutti. Scelsi io il luogo del nostro primo incontro. Una mia amica vicina di casa è una psicologa. Spesso mi rivolgo a lei per avere dei consigli. Per diletto è anche una bravissima cantante e il fine settimana la sera si esibisce in un locale del centro. Mi ricordo, sai, quei giorni quando ancora c'eri tu, quelle corse su nel prato, quelle notti a dirci che, a giurarci amore eterno e poi piangere perché sola tu non resterai, questo tu dicevi a me. Torna ancora amor, ti prego, non lasciarmi sola, non ce la farò. Quante notti per le vie che ho cercato fino a te, poi sfinita mi fermavo e mi chiedevo il perché. Mi hai illusa pure tu, non ci credo perché tu, perché, perché un cuore tu ce l'hai, perché, perché nei sogni mi vedrai, perché, perché non vivo senza te, perché amore mio, perché amore mio, torna con amor ti prego. Questa mattina non ci conoscevamo neanche ed è già la seconda volta che ci vediamo. Quei tuoi bracci, quei sorrisi, il tuo corpo su di me. Questa è la mia bevanda preferita. Anche la mia è molto buona. Oltre a sistemare i computer, che fai? E cosa vuoi che faccia? Il mio lavoro mi occupa tutto il giorno. Ho dovuto abbandonare gli studi per aiutare la mia famiglia. Io faccio la commessa in un negozio. Anch'io ho dovuto abbandonare gli studi. Frequentavo l'alberghiero. Il mio sogno era quello di lavorare in un albergo di lusso. Ora sola mi ritrovo a combattere perché una vita sta nascendo innocente dentro me. Ha bisogno di una mamma ed un padre come te, perché ancora tu non sai, ma quel padre sei proprio tu. Torna ancora amor ti prego, quel bambino ce l'hai, ragazzo. Cosa vuoi che ti dica? Non ci so fare col sesso maschile. Non capisco se sono io che scappo da loro o loro che scappano da me. In che senso? In tutti i sensi. Cosa gli dirò se non ci sarai? Torna ancora amor ti prego, la tua donna è qui e sta aspettando te. Quei tuoi abbracci e quei sorrisi, tuo corpo su di me, non lasciarmi sola. In questo senso ci sai fare, però se ritornerai non vivremo senza te, se non ci sarai. Mi spieghi cosa ti ha preso? Scusami. Scusami cosa? Ti sembra un comportamento normale il tuo? Ecco, anche tu mi dici che non sono normale. Ma cosa stai dicendo? Chi ti dice che non sei normale? Niente, davvero, lascia stare, non farci caso. Forse la birra.
muoversi da sola. Già, è veramente brutto. Sembra la scena di un film. Lei e lui, sotto casa di lui. È il momento di salutarsi e lui dice la tipica frase: che ne dici di salire su da me? Ti faccio vedere la mia collezione di francobolli. No, io non abito qui, abito nell'isolato accanto. Non faccio nessuna collezione. Io non vivo da solo. Non c'entra nessuna donna, credimi. Ho una situazione un po' particolare, ecco. Non mi va di parlarne adesso. Andiamo. Sì. Io abito con i miei genitori a Messina. Ci siamo trasferiti perché mio padre fa servizio sui traghetti della Caronte. Mio nonno, ormai solo, è ospite in un centro per anziani e non può ospitarmi. Da quando ho trovato lavoro a Catania ho preso in affitto un monolocale che condivido con un'amica. Un'amica? Sì, tranquillo. Saremo soli. Stasera la mia amica esce col suo ragazzo e tornerà tardi. Ma non farti strane idee. Ho capito. Vuoi farmi vedere la tua collezione di francobolli? Sara quella sera aveva capito che nella vita di Lucio, rintanata da qualche parte, c'era un'ombra che gli impediva di lasciarsi andare del tutto. Ma tra le sue braccia si era sentita sicura fin da subito e le ombre non le avevano fatto paura. È tardi, devo andare. Sono le 3. Davvero, non posso restare qui. Devo andare. Che c'è che non va? Mi manca l'aria. Scusami, devo andare. All'inizio aveva davvero creduto di poter convivere con quel mistero che riguardava la vita di Lucio. Ma il subconscio nel frattempo lavorava e quel tassello che le mancava era diventato troppo importante per poterlo ignorare del tutto. Io non vivo da solo. Non c'entra nessuna donna, credimi. E così, spinta da una forza a dir poco ingestibile, si ritrovava a girellare con la sua auto nel quartiere dove abita Lucio. Di Mauro, mentre che siamo in zona, passiamo dall'agenzia del commissario Lombardo. Devo consegnare dei documenti. Sì, ispettore. Domani mattina devo portare mia madre dal medico per una visita di controllo. Volevo chiederle 2 ore di permesso. Sì, Di Mauro, permesso accordato. E prima di venire in ufficio, passa dal poligono di tiro. È da un bel po' di tempo che non ci vai. Sarà fatto, ispettore. Grazie. Ispettore, guardi, c'è mezza salma. Accelera, superalo che gli devo parlare. Ispettore, buongiorno. Buongiorno, mezza salma. Come sta? E il commissario Lombardo? Sempre pieno di energia, anche se spesso mi fa un po' arrabbiare. Però in fondo siamo una bella coppia noi due. Sì, questo è vero. Mi dovrebbe fare una cortesia. Dovrebbe dare questa busta al commissario Lombardo. Ci sono delle informazioni che lui mi aveva chiesto. Certamente, ispettore. Buona giornata, buon lavoro. Altrettanto a lei, ispettore, buongiorno. Deluso dei risultati e in mancanza di indizi, tracce, segni della sua vita privata, quella a cui lei non poteva avere accesso, cerca online un'agenzia investigativa. Sara Campisi. Piacere, detective Mezza Salma. Mi scusi, come ha detto che si chiama? Mezza Salma.
Sì, lo so, è un cognome abbastanza insolito, abbastanza curioso. Non l'ho scelto io, mi accompagnerà per sempre. Allora, signorina, veniamo a noi. Mi dica, come posso esserle utile? Vede, io sono cosciente di non avere nessun diritto di indagare e non oso immaginare cosa potrebbe succedere se lo venisse a scoprire. Mi scusi, ma di chi stiamo parlando? Di un ragazzo che ho conosciuto qualche giorno fa. Ha subito azioni vessatorie, minacce, intimidazioni, lesioni? No, nulla di tutto questo. Vede, io tengo un carattere un po' particolare e ne sono consapevole. Ho bisogno di avere tutto sotto controllo. Signorina, cerchi di essere più concreta nella sua esposizione. Non giri attorno alle parole. A me interessano i fatti. Cosa vuole tenere sotto controllo? Vada al dunque, per favore. Sì, ha ragione, mi scusi. Ma lei deve comprendere le mie difficoltà ad esporre il caso. Lucio è un bravo ragazzo, almeno credo. Ma sono sicura che mi nasconde qualcosa che dovrei sapere. Questa è una sua deduzione o è successo qualcosa che l'ha turbata? Mi dica, quali sono i rapporti con questo ragazzo? È solo un amico o qualcosa di più? Direi qualcosa di più dal momento che abbiamo passato una notte insieme. Solo una notte? Una o più notti, che importanza ha? Mi scusi, effettivamente ha ragione. Era così tanto per dire. Sono determinata ad andare fino in fondo in questa storia. E sono venuta qui per scoprire questo mistero. Io ci tengo a questo ragazzo e non voglio che ci siano barriere tra noi. Sì, signorina, ho capito. Ma veda, la nostra agenzia si occupa di indagini di altro tipo. Per accettare il suo incarico ho bisogno di consultarmi col titolare. Facciamo così, lei intanto mi lascia una foto di questo ragazzo e tutte le informazioni che sono in suo possesso. Poi la contatteremo. Mezza Salma, dopo essersi consultato col suo capo ed aver accettato l'incarico, aveva cominciato a girovagare per le strade del quartiere in cerca di indizi. Thank you.
signorina, sono mezza Salma. Mi scusi per la tarda ora. Le devo chiedere di chiamare subito il suo fidanzato al cellulare. Mi serve per fare una verifica. Poi le spiego. Lo faccio subito. E cosa gli devo dire? Si inventi qualcosa. Le mandi un saluto, gli dia un bacio. Faccia quello che crede. L'importante è che lo faccia subito, immediatamente. Sì, lo chiamo subito. Chiudo. Se quel tipo è veramente Lucio, il cellulare dovrebbe squillare. Tutto questo tempo, se ti guai, vero? Entra. Ci manchi solo tu. Lasciami stare. Vattene a letto e non rompere. Signorina, mi dica. Ma mi dai irraggiungibile. Signorina, poi ti spiego tutto. Adesso devo chiudere. Buonanotte. Buonanotte. È successo qualcosa? Niente di che, avevo voglia di sentirti. Dov'eri? Perché non mi hai risposto? Stavo guardando un film in TV e ho lasciato il telefono sotto carica. Come mai questa voce così fiacca? Sei stanco? Non abbastanza da rinunciare a vederti. Adesso? Se vuoi. È che oggi ho avuto una giornataccia. Domani appena mi sveglio ti chiamo. Buonanotte, amore. Buonanotte, tesoro. Prego. Grazie. Buongiorno. Prego. Signorina, l'ho fatta chiamare per comunicarle che abbiamo qualche notizia ancora da verificare, in verità, che potrebbe essere importante. Si riferisce forse a ieri sera, alla chiamata dell'investigatore? Sì, appunto. In quello stesso istante, mezza Salma intravede un uomo del tutto somigliante al suo amico. Signorina, potrebbe essere un sosia. Perché sembrava un barbone, aveva degli abiti che il suo fidanzato, da come ce l'ha descritto lei, difficilmente indosserebbe. E poi c'è dell'altro, è uno spacciatore. Ah, allora non può essere lui. L'esperienza ci insegna a non meravigliarci di nulla,
perché spesso sono le stranezze che ci portano alla soluzione del caso. Sapete dove abita questo individuo? Ieri sera, quando ho finito di parlare con lei, ho seguito quell'uomo e l'ho visto entrare in una casa a piano terra. Allora avrà visto il nome sul campanello? È proprio quello che le stavo dicendo. In quella casa non c'era alcun nome. Poteva suonare, bussare, verificare. Signorina, noi sappiamo quello che possiamo fare per non infrangere la legge e la privacy delle persone. E poi non siamo così sicuri che quell'individuo sia la persona che lei conosce. Ha ragione, non può essere Lucio. Posso avere quell'indirizzo? Io glielo posso dare, però le sconsiglio di andare in giro di notte. Potrebbe fare brutti incontri. Così il famoso tarlo aveva continuato a lavorare nella testa di Sara. Le sussurrava continuamente quanto fosse strano incontrare una persona uguale a Lucio proprio nella zona dove abitava lui. Alla fine non aveva potuto fare a meno di andare sul luogo dell'avvistamento. Quando aveva qualche ora libera, si piazzava lì, ad aspettare che succedesse qualcosa. Ore di noiosa attesa che non le erano sembrate sprecate. L'istinto le aveva suggerito di continuare. La sua perseveranza era stata ripagata. Lucio! Lucio! Perché fai finta di ignorarmi? Mi confondi con qualcun altro. E allora chi sei? Chi sei tu? Mi conosci molto bene. Ah. Sei la sua fidanzata, giusto? Non ti ha parlato di me, vero? Lo conosci? Molto bene. Tu sei suo fratello? Sì. Bruno, il fratello gemello. Per lui sono il fratello matto. Io sono Sara. Forse è bene che tu sappia una cosa su Lucio. Cosa? Se non ti ha raccontato di avere un fratello, significa solo una cosa: che non si fida di te. E con questo cosa vorresti dire? Che non sei il suo tipo. Vi lascerete presto. Io conosco bene mio fratello. Sara sentiva che c'era qualcosa che non andava e voleva scoprire il perché. Per mettere un po' di ordine nella sua mente, volle prendersi qualche giorno di ferie per andare a trovare la sua famiglia a Messina. Da un bel po' non vedeva sua sorella. Se votava la rovessa? E questo tutte quante lo sapemo, la maggior parte della gente pessa. È meglio che in ta testa non mettemo la femmina ora porta i pantaloni,
E l'uomo in casa fa la femminedda, tenago nello posto di quasuni. E a mare la città di Ciriredda, se passano coppiette di sposini, chi picci ridda ancora a divitti, i mascoli portano i passeggini, e i femmini va avanti per diritti, i vecchi vogliono fare i picciuteddi, e i picciuteddi sono un pugni vecchi, i maredati si mosciono schetti, parata a festa come tanti scecchi. Se tieni in ta sacchetta qualche soddo, la spendere per forza, non c'è scampo, t'accatti chi che è pulito l'oddo, tanto ogni cosa è fatta con lo stampo. Una scatola malefica decidi, a televisioni, quando ne suggiamo la mattina, chi che avevamo a fare intanto ridi, mosciandosi di scega una fatina. È da più di un mese che non ti fai vedere. Sì, è vero, sorellina mia. Dovresti venire più spesso a Messina. Il papà, da quando te ne sei andata, sente tantissimo la tua mancanza. Lo sai, il suo unico obiettivo nella vita siamo noi e il suo lavoro. Adesso è proprio lì, su uno di quei traghetti che fa avanti e indietro tra la Calabria e la Sicilia. Ma mi stai a sentire? Sì, sì, sì. Cos'hai? Ti vedo strana. Ho conosciuto un ragazzo. Un altro? Sì, un altro. Che c'è di strano? Sara, ammettiamolo. Non hai tanta fortuna con i ragazzi. Sì, lo so, questo è vero. Ma lui è diverso. È normale che sia diverso. I ragazzi non sono fatti in serie come i robot. Rita, ti prego, non scherzare. La cosa è seria. Scommetto che è seria per te, ma non per lui. No, no, non è così. Almeno credo. Dai, su, racconta. Si chiama Lucio. Il suo comportamento è molto strano. Cambia spesso d'umore. A volte è gentile, affettuoso. Altre volte invece è scontroso, distaccato, imprevedibile. Sono certa che mi nasconde qualcosa che dovrei sapere. Così il fratello matto ha cantato. Lucio sarà arrabbiato con me perché l'ho pedinato. È preoccupato di perdermi. Dal messaggio non si capisce. Sara! Buongiorno, Angelo. Dove vai così di fretta? Andavo di fretta, non me ne sono accorta. Ti avevo inviato un messaggio. Ma come al solito non li leggi, impegnata come sei. Sì, hai ragione. A volte dimentico di rispondere ai tuoi messaggi. Cos'è successo? Qualcosa di importante? Sicuramente per me sì. Per te non lo so. Che fai? Scappi? Hai nuovamente fretta! Per favore, Angelo, lascia perdere. Con tutti i problemi che ho ci manchi solo tu. Come avevo promesso, sono venuto a trovarti. Tua sorella me l'ha detto che sei venuta a Messina, ma i miei turni di lavoro non mi hanno permesso di abbracciarti. Lo so, io sono dovuta andare via nel pomeriggio. Anche a me è dispiaciuto non poterti vedere. Come va il lavoro? Va bene, papà. Certo, lo stipendio è quello che è, però fino a quando non trovo di meglio mi accontento. Mi è dispiaciuto molto che tu hai dovuto lasciare lo studio. Ti prego, papà, non riprendiamo sempre lo stesso discorso, ne abbiamo parlato abbastanza. Lo sai come la penso. Tranquilla, non ne parleremo. Ecco, bravo. Quanti giorni ti fermerai a Catania? Domani mattina prenderò nuovamente il treno per Messina. Nel pomeriggio devo ritornare al lavoro.
E dove andrei a dormire? Ho prenotato una camera qui al centro. Allora, adesso ti lascio in albergo. Io devo andare a lavorare. Chiederò il pomeriggio libero alla signora. Il negozio chiude alle 13 e potremmo andare a pranzo insieme. Certo, cara. Ti porterò in una trattoria che conosco molto bene. Ti devo chiedere scusa. Avrei dovuto raccontarti di mio fratello già da un po'. Perché non l'hai fatto? Perché non volevo tirarti dentro a questa storia. Bruno è un ragazzo davvero ingestibile. A volte sa rendere impossibile la vita di chi gli sta accanto. Ma che cosa? È fuori di testa. Ma non abbastanza da essere rinchiuso in una struttura. I servizi sociali mi aiutano, è vero, ma la responsabilità di ciò che fa è praticamente mia. Frequenta brutte compagnie, viene plagiato e a volte fa cose che mi vergogno anche a dirti. I tuoi genitori? I miei genitori. Mio padre se n'è andato di casa quando ero piccolo, mia madre mi ha avuto in seconde nozze e ha una figlia dal primo marito che è morto. Adesso comincia ad avere una certa età ed è stanca. Bruno è un ragazzo molto imprevedibile. Esce di casa e non torna per giorni. Si perde, scappa. Io passo intere serate a cercarlo. E quando lo trovo, magari lui si ribella perché non vuole tornare a casa. Ma così non puoi vivere la tua vita. Credimi, Sara. A volte vorrei mandarlo a quel paese. Mollare tutto e scappare. Non ci riesco. Certo, siete molto legati, lo capisco. Però... No. È qualcosa di più. È qualcosa che va oltre, legato a fratello. Come posso spiegartelo? Io sono lui. E lui è me. Fammi capire. Mi vuoi lasciare, Lucio? Da quando ti conosco, la mia vita si è illuminata. Non sono mai stato così felice prima di adesso. Però... non posso trascinarti in questo incubo. Non è giusto. Voglio stare con te, del resto non mi importa se tu lo vuoi. Non funzionerà, non resisterai. Fammi almeno provare. Proviamoci tutti e due. Non buttiamo all'aria la nostra storia ancora prima di aver fatto un tentativo. Non voglio che arrivi a odiarmi. Dopo quella sera Lucio era diventato molto più sfuggente. Non riuscivo a capirne il motivo. A volte non si faceva sentire per intere giornate. Ci vedevamo sempre più di rado. Lui si giustificava dicendo che il fratello stava iniziando a fare il matto e doveva stare con lui. Sono arrivata a pensare che Bruno, una volta scoperto che Lucio aveva iniziato una relazione con una donna, stesse facendo il matto di proposito. Sara la notte aveva cominciato a dormire male. Sognava i due gemelli, così simili, eppure così diversi. Ho fame, mi scoppia la testa. I miei amici non mi lasciano in pace, mi perseguitano. Amici? Quali amici? Quelle persone approfittano della tua condizione. Ti sfruttano. Tu parli, 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 ma non mi aiuti.
Vorrei vedere te quando mi minacciano. Mi picchiano se non faccio quello che vogliono loro. Vorrei vedere te con una pistola puntata in mezzo agli occhi. Forse hai ragione, Bruno. Dovrei stare più vicino a te. Io voglio aiutarti. Ci parlerò io con quelle persone. Vedrai che mi farò ascoltare. Ti giuro che ti lasceranno in pace, Bruno. La mattina si svegliava con la testa che le scoppiava. Non riusciva più a concentrarsi, a lavorare. A volte aveva sperato che Bruno, in una delle sue fughe, non venisse più ritrovato. Altre volte aveva desiderato che morisse. Erano pensieri cupi, forti e assoluti, in cui non si riconosceva. Non so cosa pensare. È da più di una settimana che provo a contattare Lucio. Il telefono risulta spento. Va bene, signorina. Consulteremo gli archivi online delle persone scomparse. E se è il caso farò un sopralluogo per vedere se è successo qualcosa. Chi è lei? Cosa vuole? Buongiorno, sono un investigatore privato. In questa casa dei pazzi ci mancava solo questo privato. Non sa che eri brutto? Sì, lo so. Presumo che lei sia la sorella di Lucio, vero? Sì, purtroppo ma lei che ci interessa. Suo fratello è in casa. Mio fratello non c'è, è in vacanza. Carmela, con chi stai parlando? Mamma, c'è il signore che cerca Lucio. Farla accomodare. Signora, buongiorno. Cercavo suo figlio. Sa dirmi dove posso trovarlo? Dovrei fargli qualche domanda. Se deve parlare con mio figlio, deve andare in Piazza Lanza. È stato arrestato 7 giorni fa. Arrestato? E con quale accusa? Una notte è arrivata la polizia con un mandato. Ha rovistato tutta la casa. E nella cassetta del bagno ha trovato delle dosi di cocaina. Lo dicevo sempre a Lucio di non frequentare quei suoi amici. Mi dispiace, signora. Se è in casa, potrei parlare con Bruno? E chi è Bruno? Bruno, suo figlio. Questa è bella, non sapeva i tuoi fratelli. Ma sei scemo? Carmela, bada come parli. E la scusi, certe volte non si sa controllare. Lei è stato informato male. Il buon Dio mi ha dato solo 2 figli. Carmela, che ho avuto 35 anni fa dal mio primo marito, pace all'anima sua, e Lucio, che ho avuto in tarda età, in seconde nozze. Io non ho avuto tanta fortuna con i miei figli,
e coi miei mariti. E questo è tutto, Lombardo. Ma lei si rende conto del disagio che c'è in quella famiglia? Ah, ho chiesto alla signora Sara di venire qui in agenzia per comunicarle queste belle notizie. Sicuramente la prenderà molto male. Lombardo, che c'è? Anche oggi è incazzato? È successo qualcosa? In questi giorni l'ho vista un po' strano. Non sono incazzato, sono incazzatissimo. Susanna, in che mese ricorre il carnevale? Il carnevale è a febbraio. Sì, esatto. E siamo? A novembre. Quella cravatta la devi mettere in piazza per carnevale, non in ufficio. Quante volte ti ho detto che ci tengo all'immagine dell'agenzia? Salga, primo piano. Sarà la signorina. Vado ad aprire. Vai, vai. Intanto io vado a farmi una passeggiata e al mio rientro quella cravatta deve scomparire da questo ufficio. La tolgo subito per non sentirla. Ma si ricordi che questa è una limitazione della libertà personale. Libertà personale? Stavo dicendo, meglio che me ne vado, meglio me ne vado. Oh, signorina, prego, buongiorno. Buongiorno. Si accomodi. Grazie. Sono stato a casa di Lucio. Mi ha aperto una ragazza, la sorella. Poi ho parlato con la mamma e le ho chiesto se suo figlio fosse in casa. E sa cosa mi ha risposto? No, cosa? Lucio era stato arrestato per spaccio e detenzione di droga. Droga? Impossibile. Lucio non è uno spacciatore. Forse è Bruno, il fratello matto. La cosa più sconcertante è che a quanto pare Bruno non esiste. Almeno questo è quello che dice la madre. Se è vero, non lo so. Una cosa è certa, che Lucio ha una sorella affetta dalla sindrome di Down. Non sto capendo più nulla. Mi sta dicendo che Lucio si è inventato di avere un fratello? Io non le sto dicendo questo. Però, da quello che mi ha detto la signora, sembra proprio di sì. La sorella. Ecco perché non me ne ha mai parlato. Per la sorella potrei anche capirlo, ma inventarsi di avere un fratello è proprio da demente. Per quale motivo? Questo ancora non lo sappiamo. C'è sempre una motivazione ad ogni azione dell'uomo. Un motivo ci sarà sicuramente. E stia certa, noi lo scopriremo. Adesso viene l'ispettore. Ispettore, il detenuto è nel suo ufficio. Lei può andare. Buon anno, Lucio. La richiesta avanzata dal suo avvocato d'ufficio per la sospensione temporanea dei termini per la custodia cautelare è stata accolta. Per i reati punibili al di sotto dei 3 anni non è prevista la misura cautelare in carcere e neanche ai domiciliari. Domani mattina potrai uscire. Buona fortuna. Ah, e cerca di non farti più vedere. Aspetta, aspetta. Quindi Lucio si sarebbe inventato tutto. Tutto.
Non ci posso credere. Lì per lì nemmeno io volevo crederci. Perché mettere su questa messa in scena? E a che scopo? Ma è assurdo. È stato un bravo attore e io ci sono cascata con tutte le gambe. Credimi, per la prima volta in vita mia sono senza parole. Nonostante tutto andai a trovare sua madre. Lucio non era in casa. Così le raccontai tutto. Le spiegai chi ero, che cosa aveva fatto suo figlio. Abbiamo pianto, ci siamo abbracciate. Anche lei, come me, è vittima di questa situazione. Poi, per fare chiarezza dentro di me e capire meglio chi fosse Lucio, ho consultato una mia vicina di casa, psicologa. Chi è? Sara. Che sorpresa, entra. Grazie. Dopo quel giorno l'hai più rivisto? Solo il pensiero di trovarmelo davanti mi dava la nausea. Mi telefonava continuamente, ma io non ho mai risposto. Poi le telefonate sono terminate tutte d'un tratto. Ho saputo che era stato arrestato per detenzione di stupefacenti. Da quel momento ho ricominciato a vivere. Almeno ci ho provato. Fino alla scorsa settimana, quando è arrivato un suo messaggio. E così tutto quello che avevo costruito in termini di serenità si è azzerato. Sbagli, Sara. Se non lo affronti, non riuscirai mai ad andare oltre. Guarda che Lucio non è un mostro. Sì, ha sbagliato a frequentare certe compagnie. È solo un ragazzo che ha bisogno d'aiuto. Cosa potrei fare io per aiutarlo? Questo non lo so. Dovrei conoscere meglio questo ragazzo. Diagnosticare se soffre di qualche patologia. Ma da quello che mi ha raccontato, posso avanzare l'ipotesi che Lucio soffra di disturbo dissociativo dell'identità. Ciò implica la presenza di due o più personalità separate, che a loro volta prendono il controllo del comportamento del soggetto. Questo disturbo è teoricamente legato a traumi, perdita di genitori, a ricordi o esperienze vissute di abusi, soprattutto quelli subiti durante la prima e la seconda infanzia. Quindi dall'analisi fatta dalla psicologa, Lucio e Bruno sono la stessa persona. Se il suo comportamento ha a che fare con il suo disturbo dissociativo, si esclude pure il fatto che ti abbia mentito. Hai ragione. Effettivamente è come dici tu. Forse è per questo che non ti ha più richiamato. Forse era pronto a lasciarti convinto che lo avresti disprezzato. O forse il motivo è un altro. Pronto? Buongiorno signorina, sono mezzo Salma. L'ho fatta venire qui in agenzia per comunicarle una notizia che non le sarà molto gradita. E cos'altro mi deve succedere? Prego, si accomodi. Grazie. Il suo amico è stato ricoverato in ospedale per una ferita d'arma da fuoco. Il dottor Lombardo, il mio capo, prima di andare in pensione, era commissario e grazie ai contatti che abbiamo con la Polizia di Stato siamo venuti a conoscenza della dinamica dell'agguato. Agguato? Thank you.
Pronto? Polizia. C'è stata appena una sparatoria. E io sono Stefania Mancuso. Mi trovo a Piazza Marconi, Catania. Un'auto e una moto con due persone mi sono passati davanti alla macchina e sprecciavano a gran velocità. Vi prego, venite presto. Grazie. Grazie. Oddio. Chiamo un'ambulanza, presto, che forse riusciamo a salvarlo. Subito, settore. Adesso che ho lasciato per sempre il mio corpo, adesso che ti sei liberato del fratello matto, potrai finalmente vivere la tua vita. Sara è una brava ragazza, promettimi che non la farai soffrire. Addio, Lucio. Dalle indagini preliminari emerge che il ragazzo, in un momento di confusione mentale, quando agiva nell'identità di Bruno, abbia smarrito o distrutto, questo ancora non è chiaro, una discreta quantità di droga. Pare che Lucio abbia fatto i nomi dei suoi aggressori, che sono adesso indagati per tentato omicidio. Alle persone normali non succedono tutte queste avventure. Mi sembra di girare un film. E io questo film lo voglio portare a termine. In quale ospedale è ricoverato Lucio? È al Garibaldi, in rianimazione. È piantonato dalla polizia perché si teme della sua incolumità. Mi sembra molto difficile che lei possa andare a trovarlo. La storia continua, ma per voi finisce qui.